Il Monte Silvano è ancora vivo e resta in corsa per un posto nei playout. Con una bella prestazione di carattere, gli uomini di Antignani superano un Cupello che probabilmente avrebbe meritato il pareggio per le occasioni create nella seconda frazione di gioco. In un primo tempo piuttosto bloccato, serve un calcio di punizione per sbloccare la gara. Al 18esimo il tiro di De Marchi scavalca la barriera e si infila in rete. Reazione del Cupello, affidata a Pedalino con un colpo di testa che termina di un soffio al lato. Poco dopo, qualche protesta da parte del Montesilvano per un possibile contatto su Maloku nell'area avversaria, ma il direttore di gara ammonisce il numero 7 per simulazione. Anche il Cupello prova a sfruttare i calci piazzati. Al 38esimo il Montesilvano riesce a salvarsi respingendo la conclusione di Corrado. Nel recupero, l'ultima occasione della prima frazione è per Stivaletta che non riesce a schiacciare il colpo di testa. Nella ripresa parte bene il Montesilvano che dopo 5 minuti sfiora il raddoppio sull'asse Petito Maloku, bravo Di Giacomo a deviare il piazzato del capitano del Montesilvano. Al 13esimo grande disimpegno di Barbarossa che anticipa l'avversario e si lancia in un'azione personale, fa tutto bene fino alla conclusione stringendo troppo il diagonale. Passa appena un minuto e a sfiorare il gol è il Cupello. Stivaletta riceve completamente solo all'interno dell'area piccola ma calcia malissimo. Ubertini è comunque costretto ad un grande riflesso per salvare il risultato. Al 20esimo proteste degli ospiti per un contatto sui Race ma anche in questo caso il direttore di gara lascia proseguire. Con il passare dei minuti le squadre si allungano e gli attaccanti hanno sempre più spazio. Al 23esimo Pedalino aspetta troppo per calciare e si lascia rimontare. Sul seguente contropiede arriva il tiro Piovani che non trova la porta. Il Montesilvano però sembra in difficoltà. Al 30esimo i padroni di casa perdono le marcature su un calcio di punizione e Corrado colpisce di testa indisturbato, ma Ubertini si salva ancora. Altre proteste rosso-blu al 31esimo per un fallo di mano a ridosso dell'area di rigore. La porta sembra davvero stregata per gli ospiti quando Maloku salva sulla linea sul tiro di Zaccardi. Alla fine, con tanta sofferenza, nel finale il Montesilvano conquista una vittoria di vitale importanza per accorciare sul terz'ultimo posto e tenere accesa la speranza di raggiungere i playout.